Ecco ragazzi che mi è arrivato il TV OLED 55 pollici HZ 2000, quindi è il top di gamma di Panasonic della serie OLED, perché come potete vedere il pannello OLED è una Professional Edition. Qui c'è anche il sistema con la piccolissima soundbar di Technics. Adesso non faccio l'unboxing perché ne hanno già fatti a tonnellate, ma invece andiamo a provare, lo accendiamo e lo paragoniamo al Panasonic, il mio modello con 65 pollici sempre OLED, un modello di 2 anni fa che era l'F, la serie FZ800, e vediamo le differenze. Eccoci allora ragazzi, che dire, questo video che farò su YouTube sarà un po' lungo, ma sarà un po' lungo perché vorrei cercare di fare questo video, che ovviamente non è un video pubblicitario, ma è un video da appassionato e a me piacerebbe anche avere qua adesso degli amici magari appassionati, altre persone anche non amici appassionati che si potesse anche fare dei discorsi su queste cose qua, no? Cosa che purtroppo su YouTube o comunque in rete è difficile. Allora sto cercando un po', in base a tutte le mie esperienze, gli anni, il parlare con tantissimi appassionati negli anni. Farò questo video un po' lungo, ma per far un po' capire le cose, anche un po' i mercati, com'è, come non è. Perché veramente quando una persona vuole andare a acquistare un buon televisore, come fanno tutti, no? Una persona, pensate che è brutto, una persona che non è appassionata e deve comprare un prodotto. Io di tante cose non me ne intendo e devo andare a comprare un prodotto e non ci si capisce niente. Allora uno cosa fa? Comincia a guardare un po' sulla rete, vede un po', ma è tutto un po' messo un po' lì così che non capisci mai dove devi andare, da che lato ti devi girare alla fine. E questo mio amico mi ha detto: Andrea, guarda, io sono andato al centro commerciale, io arrivo là e mi veniva male perché mille marche, tutti questi televisori accesi, e lui che non ne capisce niente, mi fa: Andrea, ma ci sono delle immagini bellissime. E io ovviamente ridevo perché non mi faccio prendere per il culo dal sistema dei centri commerciali, ok? Perché se notate, infatti io a lui poi gliel'ho detto, guarda, non credere a niente di quelle cose lì, perché ti mettono dei video demo che sono fatti a delle risoluzioni che forse tra 20 anni ci arriviamo nei film, forse, ma forse. Quindi non credere, perché quanti italiani, ma quante persone nel mondo sono andate a comprare un televisore ai centri commerciali perché lo vedevano che funzionava bene? Poi vanno a casa, attaccano l'antenna televisiva e si vede di merda! Si vede di merda! E io, a me dispiace, perché a me queste cose qua fanno venire nervoso, ragazzi. Da appassionato lo dico, ok? Fortunatamente questa miglioria delle immagini è migliorata perché finalmente è arrivato Netflix, c'è anche YouTube. C'è Sky poi adesso ha fatto lo Sky Q, che con lo Sky Q qualcosa in più fai, anche se i programmi 4K, ecco lì un altro discorso, programmi 4K, attenzione, battaglione. Quando andate su Netflix, che vedete film in 4K, adesso io vi faccio una domanda, come può essere un film di 20 anni fa in 4K? 4K è il discorso che facevo a questo mio amico qua prima di dirgli poi che televisore acquistare. I film in 4K, ragazzi, prendeteli con le pinze, perché film in 4K cos'è che significa? Significa che il regista, ok? Piccola parentesi, prima di dire il regista. Vi ricordate che qualche anno fa c'erano i film in 3D? Il 3D, non so se avete visto, i televisori, anche questo qua nuovo, non c'è più. Il pulsante 3D non c'è più, i registi, i film in 3D non ci sono più. Vi siete chiesti il perché? I film in 3D non ci sono più perché costavano un sacco di soldi a Hollywood farli e produrli, perché farli costava veramente un sacco di soldi, costava talmente tanto
che noi ignoranti, io no, perché ovviamente ne so, come tanti altri italiani sono appassionati, perché allora cosa facevano? Fanno un film e magari c'era qualche scena in vero 3D, poi tutto il resto era un finto 3D, poi tu con gli occhialini ti rincoglionivi, non te ne rendevi più di tanto conto. Ma poi alla fine cosa è successo? Che i film costavano troppo. A un certo punto hanno visto che gli occhialini per le palle di metterseli non gliene fregava più niente a nessuno. Hollywood, soldi, che ne ramingano, perché anche loro ogni film che fanno devono guadagnare qualcosa. E quindi hanno interrotto tutto. Per il 4K, ragazzi, è praticamente la stessa cosa. Fare un film in vero 4K costa un sacco di soldi. Ti serve le telecamere in 4K, poi devono fare i montaggi, hanno bisogno dei software, dei computer che lavorano tutto in 4K. Gli costa un sacco di soldi. Quindi è un HD migliorato, ok? Ma non tutto così, eh. Sky è il peggio del peggio. Sky una volta ogni tanto viene fuori, premi il tasto per vederlo in 4K, ma Sky in 4K alla fine non sta ancora trasmettendo niente. Quindi per i 4K bisogna cominciare a vedere i film targati come anno 2020, dal 2020 in avanti. Ti presentano gli 8K, a me questa roba qua, gli 8K fa venire nervoso. Comunque torniamo a noi. Il mio amico al centro commerciale si rincoglioniva. Anche Panasonic a cambiare la politica, ma quando la Panasonic faceva i plasma, che erano i televisori migliori, io andavo al centro commerciale, sapete dove erano i Panasonic plasma, i migliori dei migliori? Erano nello scaffale che non si vedevano, erano piano terra che non si vedevano. Il mio amico era disperato perché è entrato al centro commerciale. Scusami, ma l'hai visti i Sony? E no, vedevo questo, era bello luminoso, poi c'erano delle immagini belle. Gli ho detto, ma tu stai vedendo delle immagini che sono palle. E lui mi fa, ma perché, scusa? Quando tu attacchi il televisore poi ci rimani male perché vedi merda. Capito? Quindi, per cominciare a vedere un po' bene, devi collegarti alla rete, in wifi o col cavo internet, quando arrivi a casa, e almeno di partire con un Netflix. Almeno con un Netflix. E poi se hai lo Sky Q, ce l'hai lo Sky Q? No, non c'ho lo Sky Q. Lo Sky Q non c'è. Vabbè, allora, dove vai? Digitale terrestre? Digitale terrestre è cacca. Il digitale terrestre è cacca. Mi fa andare su nelle tue mani, cosa faccio? E io gli ho consigliato, gli ho detto, guarda, dammi retta. Prenditi, cosa vuoi spendere? Guarda, io voglio prendere un OLED. Ok, va bene, ti pigli l'OLED, pigliati il Panasonic, la serie più bassa. Ma ci sono diversi modelli, aveva ragione. Perché adesso col fatto del Covid, una cosa e l'altra, nei centri commerciali è ancora pieno di modelli del 2019. Allora gli ho detto, non farti fregare. Prende almeno il modello più fresco. La serie si chiama 2020, la serie HZ. E poi io non lo sapevo neanche, me l'ha trovato lui. Fa, Andrea, io ho trovato l'HZ 980. Invece a giugno sono usciti con l'HZ 980, che non so se è fatto apposta per l'Italia o per l'Europa, non lo so, che costa ancora un po' meno dell'HZ 1000. E infatti lui l'ha pagato 1199 euro. E tu guarda, hai fatto benissimo. Adesso poi lui si era attaccato, l'ha provato e fa, Andre, ma che figata. Ho detto, certo che è una figata. Però hai ragione, quando io vedo i canali normali del digitale terrestre è merda. Ora con gli OLED, bene o male, sappiamo che non è un problema di OLED, ma un problema ovviamente dei segnali. Comunque, finalmente gli OLED sono arrivati e finalmente si può parlare di prodotti di qualità. Ed eccoci qua con il televisore appena sballato. Come dicevo prima, l'unboxing non lo faccio perché lo fanno migliaia di persone, ma invece io vi farò vedere una cosa che è rara in giro, vederla in giro, che è la prova di tre televisori OLED, che sarebbe questo qua, che è il top di gamma modello 2020 di Panasonic. Adesso sullo scatolone, se no non si vede niente. Che è il 55 pollici, eccolo qua, mamma quanto è dura tirarlo su, l'HZ 2000, acquistato per fare un po' di prove e verifiche, e lo metteremo a confronto con sempre un pannello OLED di Panasonic, la serie di circa 2 anni e mezzo fa, che è l'FZ 800, e dopo, non contento, proverò un altro 55 pollici, che
che anche lui è di 2 anni e mezzo fa, della concorrente Sony, la F8. Li metteremo a confronto e vedremo le differenze. Anche perché io sono molto agitato e molto, insomma, sto friggendo perché, ragazzi, questo pannello della serie HZ2000, adesso sposto un attimo che vi faccio vedere un po' le caratteristiche principali, che sono ovviamente i cavalli di battaglia di Panasonic. Aspettate che spostiamo tutto l'armamentario, non voglio rovinare, qui abbiamo problemi di spazio, ragazzi, nonostante che sono qua nel mio laboratorio. Allora, l'HZ2000 è il modello top di gamma, è il più bel televisore che fa Panasonic per il modello 2020. E loro cos'è che reclamizzano in questo HZ2000 rispetto all'HZ1500 o 1000? Che c'ha il pannello OLED, lo chiamano in Professional Edition, questo Professional Edition. Quindi, a quanto pare, il prezzo si alza, perché in effetti è un televisore che di listino costa circa 3.000 euro. Io l'ho acquistato a circa, non circa, a 2.500 euro, che costa un botto per essere un televisore OLED a 55 pollici. E in aggiunta cosa c'è? C'è la soundbar di Technics con tutti i suoi altoparlanti e altoparlantini. E vi ricordo, spezzo sempre una lancia per l'home theater, che se guardate un film, se amate guardare i film e non avete un home theater, vedrete sempre un film a metà, perché senza audio, ragazzi, come fai a vedere un film senza audio o con l'altoparlante del televisore? Una soundbar può andare bene. Sappiamo tutti benissimo che la maggior parte di tutti quanti noi viviamo in condomini e quindi tanto fracasso non si può fare. Però io ho la fortuna che sia per sopra che per sotto non c'ho nessuno e quindi io è da 30 anni che vado in giro con gli home theater, faccio tutto il fracasso che voglio e nessuno che mi viene a rompere gli zebedei o là là. E allora, cosa volevo dirvi? Quindi la peculiarità, la caratteristica principale di questo HZ2000 è, come dicevo prima, l'OLED Professional Edition. Poi c'è la famosa Intelligent Processor HCX Pro, che è quel sistema che ha fatto la joint venture con Hollywood, praticamente, dove i tecnici, gli ingegneri tecnici video di Hollywood hanno fatto un accordo con Panasonic per creare questo processore, che riesce praticamente in modo automatico a regolare tutti i parametri del televisore nella maniera ottimale per rendere il più buono possibile il film. A questo punto andiamo a provare questo bellissimo televisore con la speranza che tra il pannello, l'altro, l'FZ800, che è costato circa 1.100 euro, e l'altro AF8, che più o meno le cifre sono quelle, ok? Speriamo che ci sia questa differenza, perché se no abbiamo speso soldi per il niente. Facciamo i vari test e poi andiamo alle considerazioni finali. E mi raccomando, siccome ho pochissimi iscritti, iscrivetevi, mettetevi like, alziamo un po' il numero, perché sono veramente, ho degli iscritti che sono una quantità veramente bassissima. Sono neanche a 70 iscritti, quindi quello che sto facendo non è nessuna pubblicità, ok? Sono prove e test che faccio e sono liberissimo proprio di dire qualsiasi cosa. Quindi non ho assolutamente problemi a dire le cose come stanno. Va bene? E cercherò di, i miei 30 anni di esperienza, di metterli a frutto. E vabbè, con i cinescopi per quanto riguarda il video eravamo un po' limitati negli anni, eh. Con il cinescopio, perché il televisore cinescopio costava un sacco di soldi e la qualità alla fine non è che migliorava, perché il cinescopio era sempre quello, la risoluzione era sempre quella, era un'oscenità. Tutto è cambiato quando sono entrati con l'avvento gli LCD, che io non l'ho mai sopportato gli LCD, ma poi finalmente era arrivata Pioneer col suo sistema, il suo progetto Kuro. Ok, che era il sistema plasma Kuro, che poi è finita malissimo e quindi ha venduto tutto il suo progetto a Panasonic, e Panasonic, con i soldi che c'aveva, sono andati avanti a migliorare il prodotto e a commercializzarlo. Allora, tutti noi appassionati di video ci siamo buttati ovviamente
sui plasma Panasonic, anche perché era alla fine, poi alla fine era l'unica che ci ha creduto e ha portato avanti il progetto, tanto che non lo potevi già neanche più paragonare a un LCD, ok? Poi adesso finalmente sono arrivati questi OLED che noi li aspettavamo da 15 anni che aspettiamo gli OLED, e pensavamo che fosse poi Panasonic e Sony ad aver fatto, si pensava, almeno da appassionati, i rumors giravano, che Panasonic e Sony avrebbero dovuto fare una joint venture per produrre il pannello OLED, perché che poi non è un pannello, è una pellicola, ragazzi, è un foglio che lo potete tranquillamente arrotolare. Il problema è che non ce l'hanno fatta per questioni economiche, anche perché c'era questa tecnologia è arrivata quando c'era la crisi, e chi aveva manforte erano i coreani, e in questo caso LG è quella che è arrivata prima e ha fatto l'investimento su questo prodotto qua. Infatti qualsiasi televisore OLED, sappiate che, ma ormai si sa, è sulla bocca di tutti, sappiate che qualsiasi televisore, che sia Panasonic, Sony o LG, il pannello, la pellicola è di LG. Cos'è che c'è la differenza tra Panasonic e Sony rispetto a LG? Che loro, Panasonic e Sony, hanno tantissimi anni di esperienza, ragazzi, hanno oltre 50 anni di esperienza di televisione, e non gliela deve andare a raccontare nessuno, né tantomeno i coreani. Perché il prodotto OLED, soprattutto Panasonic, la tecnologia ce la mettono loro, e qui c'è tecnologia, ragazzi, di 50-60 anni di esperienza. E purtroppo le persone, la maggior parte delle persone, non sono appassionate, non sanno niente, devono prendere un televisore e vanno nel centro commerciale, vanno nel negozio, no? Solo che poi io, ovviamente, sapendone, allora o vai in un negozio che sono bravi, ovviamente il negoziante, soprattutto se ti segue il titolare, ti porta sulle direzioni giuste, ma se tu vai in un centro commerciale di elettronica, c'è chi ne sa per passione, magari per sentito dire del collega, l'altro collega, oppure c'è molta scarsità. Oggi purtroppo ci sono questi marchi che hanno questo vizietto, tra virgolette, ma va bene, oh, è il business, quindi, ok, che si affittano i loro 50-100 metri quadrati e mettono lì i loro prodotti, però ovviamente dicono: io ti metto lì 50 metri quadrati, 100 metri quadrati, ti pago tot ogni anno, ok, però mi devi vendere i miei prodotti. Ok, proviamo Panasonic e Sony, mettiamo a confronto e vediamo che cosa succede. Ci vediamo dopo con le considerazioni finali. Ciao! Ok, adesso ho fatto le regolazioni. Allora, i colori dell'HZ2000 sono sicuramente più brillanti. Ok? Stesse, allora ripeto, ho fatto le stesse regolazioni di default. In impostazione sono andato in normale. Ho messo le luminosità, i contrasti, ho fatto tutto uguale, non sono andato a modificare. Eccoci ragazzi, finalmente. Allora, come sto vedendo? Stessa regolazione, eh? Allora, dipende molto dai video. Ci sono alcuni video che il pannello HZ2000, quello professional, rende meglio. Ad esempio qua io vedo esattamente uguale, identico, né più né meno. Sembrano due televisori dello stesso modello, uguali, identici. Non vedo differenze né di colore né di nitidezza. Quindi che dire, ragazzi, tra l'FZ800 e l'HZ2000 tanto pompato da Panasonic, io non vedo grosse differenze, ma nel modo più assoluto. Quindi cosa significa? Perché io avevo in testa anch'io di prendere l'HZ2000, la versione 65 pollici, ma vedendo che a livello tecnologico di progressi non ne sono stati fatti, io a questo punto non lo acquisto. Ma vi dirò di più. Che l'FZ800 io l'ho pagato una certa cifra, cioè questo modello Pro da 55 pollici, l'HZ2000,
Cazzo, costa 2.500 euro, ok? E quello sopra, che cazzo, io l'ho pagato, vado a memoria, ma l'avevo preso quando c'era ancora Black Friday, l'avevo pagato sui 1.800 euro. Quindi, che dire, ragazzi, non me ne conviene cambiare il modello, assolutamente. Ora dovrei provare con Netflix e vediamo un po'. Allora, ragazzi, adesso ho messo un film sincronizzato su Netflix, un film del 2020, 4K, ok? Stesse regolazioni della casa madre e io, ragazzi, credetemi, vedo uguale. Mi sembra di avere. Mi sembra di vedere lo stesso modello. Guarda anche questa scena qua. Ragazzi, è uguale. Perché dicono che la KZ 2000, il pannello professional va meglio? Che lo vedo uguale. Anche qua, guarda la scena qua. È uguale, l'unica cosa è che il frame devo andarlo a regolare perché. Devo andare a regolare il frame. L'intelligent frame è quello che rende quell'effetto un po' più veloce dell'immagine, no? Cioè il movimento veloce te lo rende un po' più lento, un po' più veloce. A me non piace quando è troppo veloce. Ragazzi, il pannello è uguale, anche la tipa qua con le lentiggini, i colori dei capelli, il colore della maglia. Attraverso l'iPhone so che non si capisce una mazza, ma. Ragazzi, uguale, i bianchi, i neri, i grigi, il muro bianco, uguale, la camicia bianca, i capelli rossi della tipa, i capelli neri. Del tipo e capelli grigio neri della dottoressa, uguale il pannello. La mia domanda è che perché costa molto di più sto televisore qua da 55 pollici e il pannello professional rispetto all'altro pannello io non vedo nessuna differenza, perché rimango un po' male. Stessa qualità di immagine. Sembrano uguali. Forse un po' più colorata questa, però lì dipende dal Un po' più colore. colorata, tu vedi Cioè il televisore sotto? la pelle è più rosa, è più definito a vedere così, ma io sono anche cieca, quindi No, non devi so. mettere gli occhiali, Didi, se No, non, da no, no. lontano non mi servono gli occhiali. Però non. Allora, io personalmente vedo totalmente uguale, non vedo nessuna differenza. Io vedo più rosa loro, guarda la pelle, lei è un po' più chiara, lei è un po' più rosa, sul naso un po' più rosso, però forse è un Ma discorso di no, colori. io ho gli occhiali, vedo esattamente Basta allora. uguale. Basta. Poi la nitidezza mi sembra uguale, Vabbè. anche a me. Ma dici deve essere Sì, perché il pannello, questo qua in versione Pro, era quello più costoso. Ragazzi, i neri sono proprio neri, eh. I bianchi sono bianchi. Guarda anche questa scena, il cielo, stesso colore, stesso tutto. Il mare con questo sfondo verde. Qui mi sembra di essere in Italia, ragazzi. Ecco, a livello di audio, ovviamente questo qua c'è l'impianto Technics, non puoi paragonarlo, ma lo sapevo già io avendolo in theater, a me non me ne frega niente degli altoparlanti del televisore. Quindi io ho puntato solo e esclusivamente al pannello. Comunque, ecco, anche questa scena qua che vedo.
ragazzi, non c'è niente da dire. È inutile mettersi a fare i professori. La tenda non l'hai portata? No, era da un'altra parte. Vedo il camperista che va in giro con gli oblò aperti. Non si fa, pare che il suo camper è vecchio, scassato. Camping, l'immagine, ragazzi. Vediamo. Comunque non c'è niente da fare, ragazzi. I televisori vanno provati insieme, anche diverse marche, ma vanno provati per capire le differenze. Non si può fare, ragazzi, devo dire che la differenza non mi entusiasma neanche. Ecco ragazzi, allora adesso ho messo Netflix e l'HZ2000, come anche altri modelli del 2019, hanno la regolazione Netflix. Non aspettava a te. E la differenza è notevole. Netflix dicono che sia calibrato apposta col discorso Panasonic. Adesso si vede la differenza, ragazzi, i colori sono più caldi, vedi? Guarda che si vede anche a vista, guarda. Vedi, lassù sono rimasti freddi e questi sono più caldini. Niente, adesso proverò, così, utilizzando la KZ2000 come monitor, proverò a copiare la regolazione su di sopra del mio FZ800, vediamo se riusciamo. Eccoci ragazzi, ce l'ho fatta, ho regolato anche l'FZ800 nello stesso modo, sono andato nei parametri professional e adesso così ho un parametro, insomma. Come potete vedere adesso il film ha delle immagini più calde, insomma, più o meno ci siamo. Questo piano è chiuso, che ci fai? Ecco un altro test ragazzi, allora qua sotto abbiamo sempre la Panasonic HZ2000 55 pollici, e là sopra, che sono riuscito a fare il test, è la Sony KD55 AF8 del 2018. Ok, adesso purtroppo con il telefono si farà fatica a capire, ma vi descrivo io la situazione com'è. Allora, a livello qualitativo si può dire che sono praticamente alla pari, non c'è assolutamente nessuna differenza da dire cavoli che differenza tra il Sony e il Panasonic. Siamo su due prodotti veramente molto ma molto buoni. Entrambi i televisori sto usando il loro YouTube dell'applicazione interna al televisore, e sono entrambe collegate neanche in wifi via Ethernet col cavo. Ok, non so se si riesce a vedere col telefono, ma veramente ragazzi, cioè se pensate che quel televisore lì, quando c'è stato il Black Friday, alla fine l'avevo pagato 800 euro, questo qua, la F8. Questo qui, col fatto che costa 2.500 euro, fra l'altro questo televisore HZ2000 è anche pesante, perché pesa circa, senza imballo, 32 kg, e io non capisco com'è la differenza, perché gli altri televisori bene o male pesano circa sui 20, qualcosa di meno. Questo qua pesa 10 kg in più. È vero, vuoi che ci abbia i subwoofer, tutto quello che voglia, il altoparlante sotto, forse sono quelli che tirano sul peso, però è un televisore parecchio pesante. Però il succo, che alla fine quello che ci interessa è il video, io non noto tra Sony e Panasonic delle grosse differenze. Assolutamente. Diciamo che i giapponesi, Sony e Panasonic, viaggiano con la stessa qualità. Adesso facciamo un test con Netflix, mettiamo un film, chiamiamoli 4K, anche se 4K si vede lontano meglio, non lo sono, però vediamo di scegliere un film dove magari c'è qualche immagine in 4K. Poi vediamo. Ecco un film su Netflix.
bilancio americano in tutto il paese, come un segnale che agirà bloccando tutte le senate e rendendo impossibile a chiunque di perpetrare azioni riconosciute come illecite. Una volta attivo, il segnale FBI... Tra Sony e Panasonic, nonostante che ci ballano più di 1000 ore di differenza, vi posso garantire che non ne vale la pena. Ok, niente ragazzi, io non noto grosse differenze, veramente. Non fare troppo, magari sono più duro di quanto pensi, quindi vaffanculo. Ascoltami bene, noi sopravviviamo perché contiamo l'uno sull'altro. Oggi a Dallas si è verificato il peggior attacco terroristico sul suolo. Anche le immagini nel buio reagiscono bene, non ci sono effetti. Questo fra l'altro è un bel film, registrato bene, non ci sono disturbi di fondo. Adesso non so se riesco a farvi vedere, vedete? Non ci sono disturbi di fondo come nella maggior parte dei film in finto 4K. Come potete vedere, sia luminosità, colore, contrasto, sono praticamente uguali. Cioè sembra quasi che Sony e Panasonic stiano collaborando, stiano facendo dei televisori fotocopie. Allora, dopo aver fatto e visto i vari test video, adesso vi faccio vedere a livello di audio che veramente uno può tranquillamente evitare di prendere una soundbar aggiuntiva, perché c'è tutta questa barra con i medio alti, quindi sto sentendo l'audio su tutta la sua lunghezza della cassa, eh? E poi posteriormente c'è, vedete, tutta sta cassa, vedete qua, no? Sopra c'è questi woofer, bufferini ovali, penso che siano dei bufferini, non lo so perché. Più c'è anche qua dietro, vedete? Qui però no, aspettate. Sì, anche qua esce audio, quindi anche qua altoparlante, insomma, del altoparlante ce ne sono, ok? Poi qua ci sono le prese di raffreddamento e adesso vediamo l'HZ2000. Posteriormente al pannello come si presenta. C'è la possibilità di inserire le slot, cioè la slot per la camera interface. Headphone e subwoofer, che qua è da capire come sarebbe. Poi ci sono due ingressi HDMI con l'audio di ritorno qua sull'HDMI 2. Ingresso USB e anche qui ci ritroviamo altre due USB e altre due HDMI, quindi ha 4 ingressi HDMI e 3 USB, poi c'è ingresso televisione normale, ingresso per i canali satellitari, cavo di rete Ethernet e fra l'altro c'è già inserito all'interno l'antenna della Wi-Fi, ho visto, cosa che sull'altro Panasonic serie FZ non c'ha. Poi c'ha gli ingressi component, l'ingresso audio normale e l'uscita digital audio. È tutto, qua c'è il piedistallo dove poi i cavi vanno messi praticamente così. E poi qua praticamente vedete va così e hanno messo un carter che adesso non ho qua, ce l'ho giù sotto, che va a coprire praticamente tutta questa zona. E questo è il pannello di chiusura di tutto il resto del prodotto. È il pannello di chiusura, scusate, va così,
pannello di chiusura che va così, vedi? Qua escono tutti i cavi e si presenterà così. Poi ci sono anche le connessioni VESA per poter appendere la televisione. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali. Detto questo, ho messo a prova tutti i televisori partendo dal top di gamma, la KZ2000 di quest'anno. Adesso farò l'Alcom in concorrenza gli altri due televisori. Uno è il Panasonic FZ800 che è di 2 anni e mezzo fa, e poi ho messo, che più o meno anche lui è di 2 anni e mezzo fa, la F8 di Sony. Allora, considero il televisore HZ2000, ci ho speso 2500 euro, perché di listino alla fine costa quasi 3000 euro, ma tra lo sconto una cosa e l'altra siamo a quelle cifre lì. Il gioco, vi dico che non ne vale la candela, anche se ha le regolazioni Netflix e tutte queste cose qua, che voglio dire, se hai un po' di occhio, due regolate e ci vai a finire con quei parametri lì, più o meno. Ad esempio, sono entrato nei parametri professional dell'FZ800 e sono riuscito a fare la sistemazione. Cosa dire? La cosa che mi ha lasciato un po' basito, un po' così, ma perché ero convintissimo che Panasonic, ma lo so, ma anche perché ho degli amici che sono esperti, lo fanno anche di mestiere, me lo dicono sempre, sì, Panasonic è... io ne vengo dai plasma, no? Ovviamente gli LCD, non l'appassionato l'LCD non lo vuole neanche vedere. Devo dire quello che voglio. La cosa mia è che io ho esperienza di tantissimi anni e nessuno me la deve venire a raccontare, ok? Ma non per presunzione lo dico, perché dopo tanti anni e parlando con tanti appassionati, il filo del discorso è: vado al cinema e se ne accorge anche la mia compagna, che non se ne intende di niente. Mi dice: ma cacchio, ma si sente meglio a casa? Sì, si sente meglio a casa. E pensate che la media della gente invece va al cinema per sentire bene, per vedere bene. Invece quando uno viene a casa mia e mi dice: cazzo Andre, ma si vede meglio qua? Perché giù c'ho anche il proiettore. Mi dice: si vede meglio qua che al cinema. Sì. Perché quando sei appassionato...